My friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Allora, intanto, come al solito, voglio ringraziare tutti gli amici del canale per il supporto che date al canale. Ringrazio gli Alipers. E oggi è proprio per gli Alipers e non solo, per tutti quelli che magari per la prima volta guarderanno questo video o questo canale, torno con Alip Bata. Torno con Alip Bata, come ripeto, da qualche giorno, mentre faccio questa chiamiamola rubrica Alip Bata, nell'attesa che torni Alip Bata con uno dei suoi meravigliosi brani, che siano cover, che siano le sue originali, noi lo aspettiamo. Ma nel frattempo, dato che sono un grande fan di Master Alip Bata e sono anche un fan degli Alipers e di tutta la comunità che non solo in Indonesia segue questo meraviglioso artista, e io oggi, come faccio recentemente, nell'attesa che, ripeto, Alip Bata ci regali qualche cosa di nuovo. Aspettate un attimo, voglio accendere, magari non mi guardate, non mi vedete con la luce giusta, ecco, ho acceso ancora un'altra luce. Volevo dire, oggi sono andato a spulciare, come faccio recentemente, nell'universo Alip Bata, in tutto quello che lui ha presentato precedentemente al mio canale, perché in realtà poi in fondo non ha tantissimi anni, cioè un paio di anni, e ho trovato un brano che voglio insieme a voi andare ad ascoltare e a commentare eventualmente, che è Sempurna, probabilmente perfetto nella lingua bahasa indonesiana, e l'originale, come ho messo all'inizio, di Andra and Backbone, la versione originale della quale Alip Bata, prendendo questo brano, ha realizzato la sua cover. Ho anche voluto, prima ancora di ascoltare la versione di Alip Bata, prendere il testo e tradurre e avere la traduzione del testo per poterne comprendere anche in qualche modo il significato, e quindi e all'interno di questo, del testo della canzone, chiaramente nella versione di Alip Bata ne possiamo ascoltare soltanto la versione musicale, ma mi è piaciuto anche l'originale di questo brano, e quindi ho capito anche perché Alip Bata ne ha realizzato una sua cover di questa fantastica band indonesiana Andra and the Backbone. E questo brano nel testo è bellissimo perché ha questa doppia lettura, si può aprire a doppie interpretazioni. Il testo in realtà parla di un amore, di una dedica ad un amore che può essere terreno, ma che può essere anche in qualche modo interpretato anche in qualche cosa di ultraterreno, quindi al Dio, quindi un brano che in qualche maniera possiamo rivolto a chi amiamo sopra ogni cosa, che può essere una chiamiamo in modo terreno, ma anche al nostro Signore, magari chi non è un credente, l'amore è l'amore. Comunque, al di là di questo, mi piace questa band che è nella magia di un rock romantico che alla fine questo non conosce confini, ma comunque ho parlato fin troppo, andiamoci ad ascoltare Alip Bata nella sua versione. Thank you.
Ali Bata ci offre la sua versione. Vedete quanta grazia, no? Quale arrangiamento, con quale maestria. Lui la musica la respira, non la suona. Cari amici, voglio dire due cose, no? Questo viaggio all'interno della musica, nella musica di Alip Bata, nella musica dell'Indonesia, ma nella musica in generale, ascoltando questo brano, certo noi possiamo, chi ama la musica può in qualche modo ripercorrere anche il viaggio, le contaminazioni, tutto quello che vogliamo. Ma nella realizzazione, in questo arrangiamento di Alip Bata, in questo brano, ripeto, la musica è respirata, ne possiamo cogliere le contaminazioni anche da parte di chi ha in qualche modo influenzato Andra and the Backbone come atmosfere. Ma quando la musica è restituita con questa grazia, con questa qualità, in questo c'è amore, al di là del virtuosismo e della qualità tecnica, e non solo tecnica, ma di cuore e di capacità di riarrangiare con una chitarra un brano. In Alip Bata c'è proprio questa capacità di respirare e di restituire con grazia e con amore. Ed è questo che rende Alip Bata un artista che io adoro nella sua qualità anche non solo artistica, umana. E lo ringrazio ancora per farmi, attraverso la sua musica, scoprire via via anche altri artisti che fanno parte della scena
dell'Indonesia, che è un paese che sto via via scoprendo sempre con maggiore affetto, e per questo sono un fan e aspetto Alip Bata da qualche mese, sperando che presto ci faccia ascoltare qualche cosa di nuovo. Ma c'è tanto ancora da ascoltare di lui da parte mia che il problema non esiste. Voglio ringraziarvi come sempre, salutare tutti quanti seguono e supportano il canale, e gli Alipers in primis. Penso di far parte di loro, degli Alipers, perché anch'io amo questo artista, lo amo visceralmente, lo amo per la sua qualità artistica e anche per la sua grandissima qualità di uomo. Concludo come sempre: enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.